Marciano, siamo qui non a caso in questa cantina perché, come vi dicevo, nei tre successivi appuntamenti, e dopo passo la parola subito al sindaco di Casamarciano, l'avvocato Andrea Manzi, che in sinergia con il direttore artistico di questa nuova rassegna, dottor Giulio Baffi, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, nel solco di quanto svolto a settembre, continua il programma di eventi del comune di Casamarciano con una serie di manifestazioni particolarmente suggestive. Io non voglio rubare tempo perché il clima insomma non ci accompagna particolarmente, però devo dire la verità, sindaco, non ci accompagna fino a un certo punto, perché il vino si sa, riscalda per eccellenze e soprattutto è una delle caratteristiche tipiche di Casamarciano. Non a caso qualche settimana fa c'è stata proprio la presentazione di una festa del vino. Raccontami Casamarciano, raccontami una storia. Casamarciano si svela, si racconta al suo popolo e lo fa in una maniera particolarmente suggestiva, inedita e in un modo che esalta tutte le caratteristiche e le peculiarità di un territorio che a quanto pare continua a stupire. Allora, innanzitutto buongiorno, grazie a tutti per essere qua stamattina alla presentazione di questa nuova piccola grande avventura. Non lo so, lo vedremo vivendo, lo vedremo un po' alla volta quelle che saremo capaci insieme di fare. Innanzitutto io devo ringraziare Giulio che ha voluto credere in questo nostro piccolo paese e proporre un percorso culturale nuovo e innovativo. Non è una nostra idea, è una sua idea. Noi abbiamo messo soltanto a disposizione la passione e i luoghi a Casamarciano. E poi il ringraziamento ovviamente a tutti quelli che stanno cercando di fare le loro meglio affinché questo nuovo progetto possa andare avanti, che è fondamentalmente legato all'amore per questa terra. Cioè, noi siamo fortemente innamorati della nostra comunità e ogni piccolo suggerimento che ci viene dato immediatamente scatta una sorta di piccola scintilla che accende un fuoco che è sopito, che sta sotto la cenere. Quando Giulio ci ha detto io ho un'idea di potremmo fare, perché ha visto un po' dei nostri luoghi, poi lo spiegherà meglio lui, sicuramente molto meglio di me, noi immediatamente ci siamo appassionati e devo dire la verità che questo tipo di passione insomma è stato un po' coinvolgente, anche perché c'è un tessuto giovanile che è quello della Proloco e non tanto giovanile del gruppo Oreale, che hanno voluto insieme a noi costruire questo percorso anche partendo da quell'esperienza bellissima della festa del vino che è stata fatta poc'anzi. Anzi, rispetto a questa cosa io devo ringraziare particolarmente l'eccelso sommelier Giovanni De Silva, penso di non aver sbagliato, no Giovanni, è così, perfetto, che ha voluto, che crede anche lui in questa progettualità e con lui ci siamo confrontati in questi giorni insieme alla Proloco e al gruppo Reale per fare qualcosa ancora più di stringente e che sia un po' più duraturo. Qual è l'elemento? Non c'è innovazione veramente percorribile senza la memoria. Cioè, questo è il tratto insomma distintivo di questo nuovo percorso. Per cui, siccome tra l'altro non ci mettiamo granché nel momento in cui si è innamorati, quando si è innamorato le cose riescono un po', insomma, si sa, niente, dopo tutte le fiette, le birre, vedi soltanto le cose belle. E siccome questa è una cosa bella, come ci piace insomma dire con Giulio, con qualcun altro, come Antonio qua presente, l'avvocato Passi, insomma, sulla bellezza abbiamo detto, noi ci accingiamo a fare questa cosa. Quindi io ringrazio innanzitutto anche chi ci sta ospitando, che è la famiglia Napolitano, che è la proprietaria di questa cantina monumentale, e per cominciare questo percorso. Se, come vedo, ci seguirete, e Casamarciano penso che ci seguirà, ma non solo Casamarciano, questo devo dire la verità, probabilmente ci divertiremo e scopriremo insieme tutte queste belle cose che noi abbiamo. Grazie, buona giornata. Grazie sindaco Manzi. E allora, nel passare la parola al direttore artistico Giulio Baffi, io volevo anche invitare tutti quanti voi agli appuntamenti che successivamente vi saranno comunicati, ma soprattutto a tenere presente una cosa, che il pubblico sarà spettatore e attore nello stesso tempo, perché questo nuovo progetto non coinvolgerà soltanto un luogo specifico, ma coinvolgerà tutti i luoghi di Casamarciano in spettacoli itineranti in cui non solo si racconta il paese, ma si racconta
racconteranno i personaggi, quindi anche voi potrete raccontare le vostre storie, ovviamente secondo e nel solco di un progetto ben definito che ci spiegherà il direttore artistico Giulio Baffi. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie al sindaco, grazie a Casa Marciano. Il sindaco parlava di amore, è così, dico con un pizzico di emozione, Casa Marciano c'è entrato nel cuore, c'è entrato perché non è che è entrato solo a me, se no non riuscivo certo a farlo, è andato a Geppi, è andato a Dora, è andato a Marica, è andato a tutti quelli che ci siamo trovati quest'anno nel mese di settembre a realizzare un sogno incredibile che è stato quello di mettere insieme tanti giorni di spettacolo, di divertimento. E poi è vero, ci è venuta un'idea, passeggiando, vedendo, scoprendo per quanto mi riguarda non solo un territorio, ma un gruppo di persone. Un gruppo di persone con la disponibilità, l'entusiasmo e il piacere di parlare insieme. L'assessore si è entusiasmato insieme a noi. Questo entusiasmo di tutti quanti noi, ho incontrato dei giovani simpatici. Si sente? No, vai, viene. Se no io parlo più forte, intanto mi sentite sicuro. Giovani che avevano da dire delle cose, non giovani che avevano da dirne molte altre. Che omino ci farò? Insomma, a farla breve, mi è venuta voglia di riprendere un progetto a cui tengo molto, che qualche volta sono riuscito a realizzare, che è il raccontami. Raccontami significa vivere di un proprio passato e di poter inventare altre cose. Raccontami sono storie che potrebbero essere vere ma anche false, bugie che sono sicuramente grandi e potrebbero avere dei fondi di verità. Raccontami è il nostro nutrimento oltre i libri di storia ed è un percorso divertente. Io l'ho realizzato quasi una decina d'anni fa in 50 luoghi della Campania, dove 50 attori hanno raccontato storie che sembravano vere e forse non lo erano, e però hanno fatto venire voglia ad altri di misurarsi con i territori, di vedere posti praticamente sconosciuti o molto poco noti. E questo è l'invito, il gioco che io propongo questa volta. Ne facciamo una prova, sono tre incontri, e vediamo che succede. Mi sembra che io sono convinto che ci può piacere e quindi ci può far crescere. È un gioco che poi faremo insieme a chi ha voglia di sviluppare il discorso di raccontami, insieme ad attori che arriveranno qua per la prima volta. Oggi abbiamo Tonino Taiuti con un percorso che non parte dal racconto di una città, ma che si alimenta anche dell'umore di questo luogo, si alimenta di quello che c'è qua sotto, una cantina importante che lo è venuto a vederlo, lo ha sedotto e gli dà la fantasia per mettere insieme un percorso divino in tutti i sensi. Poi vedrete come perché ho voluto Tonino in questo posto. È un attore straordinario, è accompagnato alla chitarra da, io tengo una capa di niente, Marco, lo so, Vidino, che sarà con noi e vi dirà e vi darà emozioni che io ho già condiviso con lui. Poi ci avremo altri due appuntamenti. Uno è con Antonio Marfella, che racconterà
una storia di santi che sono passati da queste parti. Una storia quasi tutta vera o quasi tutta falsa di nuovo. Insisto su questa possibilità che il racconto possa essere un tradimento, perché di questo ci possiamo nutrire, innestando la nostra fantasia. Poi ci sarà un altro incontro con un altro raccontami, con Gabriele Sauro e Luisa Matucci. A Gabriele ho dato dei libri su Casamarciano e gli ho detto studia e leggi e vedi che cosa ti piace. Poi vorrei cercare di farlo incontrare con alcuni giovani e non giovani di Casamarciano per confrontarsi rispetto alla sua invenzione. Non deve leggere il libro, deve inventare qualcosa affidandola alla sua fantasia, alla fantasia di, alla bravura d'attrice di Luisa Amaducci. Ci proporranno una scoperta in un posto e questo forse metterà in moto una serie di altre cose che verranno avanti. Avviamo il motore, partiamo per qualcosa che non sappiamo, per una meta. Che è sicuramente Casamarciano, ma che è un Casamarciano dai confini che si, secondo il mio sogno, la mia illusione, in un tempo lungo o breve non ci interessa, ma dei confini molto più ampi, che non serve soltanto a Casamarciano, a chi di Casamarciano vuol ritrovare qualche cosa, ma serve a far venire a Casamarciano chi vuole scoprire qualche cosa che altrove non trova. Se ci riusciamo siamo contenti, possiamo riuscirci, altrimenti ho sbagliato. Vediamo che cosa succede. Vale la pena di rischiare e ringrazio chi mi dà la possibilità di rischiare, tutti quelli che collaborano e credono in un progetto come questo. Poi lei accennava ad un Natale, ad un incontro che spero sia bello, sarà divertente, sarà molto divertente. È una grande festa di Natale a cui sto pensando, che stiamo cercando di organizzare, che realizzeremo, che sarà bello per scambiarsi gli auguri, i regali di Natale e le prospettive, dirci come ci piacerà incontrarci poi anche durante l'inverno, e poi incominciamo a ragionare a quello che deve essere il Casamarciano della nostra prossima estate, e poi via, e poi così, fin tanto che sopporterete i miei sbarramenti fantastici e questa innamoramento che mi è venuto per questo luogo. Continueremo a lavorare e a divertirci insieme. E vi ringrazio e passo la parola a Tonino e a Marco per questo straordinario incontro che spero vi piaccia come è piaciuto a me. Sì, soltanto prima di immergerci nell'arte, volevo soltanto fare una piccola comunicazione perché subito dopo il racconto che ci è stato spiegato in modo egregio dal direttore Giulio Baffi, io volevo invitare tutti quanti voi a restare con noi perché per chi volesse provare il brivido dei 100 scalini c'è a disposizione la cantina Napolitano per visitarla, io ve la consiglio perché è eccezionale e dopo c'è anche, nel contempo c'è anche una degustazione accompagnata dai vini a cura dello Chalet Roès. Quindi, mi raccomando, una mattinata, una domenica eccezionale. E un'ultimissima cosa: prima il direttore Baffi parlava di seduzione e devo dire la verità, non soltanto gli artisti sono stati sedotti dalla bellezza e dalle potenzialità che offre il comune di Casamarciano, anche la regione Campania è stata completamente sedotta da Casamarciano perché anche Raccontami Casamarciano è stato inserito nei progetti finanziati dalla regione Campania e che quindi la regione investe nuovamente in questo piccolo comune, ma che si erge veramente a palcoscenico non solo nazionale, come è stata la rassegna, ma in questo caso palcoscenico di arte, cultura, storia e tradizioni. È vero, io dico un'ultima cosa pure, poi la faccio finita, vi giuro. È vero, questa cantina è un paesaggio straordinario.
chi la conosce e la vuole rivedere farà bene, chi non la conosce farà benissimo a vederla. È un luogo di ispirazione. Vado girando in genere e questo mi alimenta. E sto pensando, e spero di riuscirci, a proporvi uno spettacolo in questa cantina a settembre, se tutto mi va bene e se ci riesco. Ancora un altro luogo di questo territorio sarà nutrimento per invenzioni straordinarie. Grazie. Grazie, ed è giunto veramente il momento di chiamare i nostri artisti di stamattina, Tonino.